I miei amori, oggi iniziamo il video così con i miei amori perché io sono influenzata e mio amore mi sta aiutando un sacco con Daniele perché non lo posso toccare, baciare, niente. Comunque voglio far vedere qua, voglio far vedere. Guardate che bella sta diventando la stanza di Daniel, adoro, bellissima. Questo cassetto aperto, abbiamo aperto un po', guardate che bello quando entra questa luce soffusa. Oddio, questo non dovrebbe stare qua. Cosa ti accorgi prima di... Ok, questo qua, ok, sì, ok. Vedete, c'è tutto il fasciatoio. Tra l'altro in questo fasciatoio lui tra un po' non ci andrà più quando gli facciamo il bagnetto. Dobbiamo prendere un bagnetto a parte perché non ci entrerà più qua. Bello, vero? E qua ci sono tutte le cosine di Daniel. In questo box non vedo l'ora di metterlo, anche nella culletta. Però adesso è ancora piccolino. Che bello! Qua ci sono tutte le cosine. Vedete, tutte le cremine e tutte le cose Carlita Shop per Daniel. Voi mi chiedete sempre che prodotti utilizzo, sempre questi qua li trovate nella categoria bimbi. Sono favolosi. Questo al posto del talco è buonissimo. La pomata, questa buona per il cambio pannolino, il bagnetto, questo qua, la pasta e il bagnetto per lavarlo. Adoro! E questi scompartimenti invece che me lo chiedete sempre, questi li ho presi da Ikea. Sono quelli per i trucchi, però io ho messo le cosine di Daniel. Yeah! Grazie! Allora, perdonate le sopracciglia, sto facendo la rimozione alle sopracciglia, quindi vedete sono tutte le crosticine, eccetera. Quando avrò finito vi farò anche vedere anche il nuovo microblading e tutto. E perdonate le occhiaie, tutto, mi sono messa un po' di correttore a volo perché sono reduce, cioè ho ancora un'influenza pazzesca. E quindi faccio un po' schifo. Però volevo fare questo video per mostrarvi innanzitutto le cose che abbiamo comprato, che siamo state a Roma, bellissima, ho fatto un sacco di cose bellissime, abbiamo comprato delle cose che vi voglio far vedere. E poi vi volevo mostrare la nuova protein cream di Foodspring che vi ho mostrato su Instagram ed è buonissima, siete impazzite. E sta andando velocemente sold out sul sito, quindi ragazze fate in fretta, fatene scorta, io me ne sono pigliata altri 5 barattoli perché davvero davvero buonissima, questa vi salva le colazioni, le merende, ed è composta, guardate qua, cioè è quasi praticamente finita, da metà nocciola e metà latte, quindi bianco e nera, ed è buonissima. Io vi giuro che la parte bianca è quasi più buona, e io che amo il cioccolato, è buonissima, e non disgusta, adoro. La particolarità delle creme di Foodspring, lo sapete, come tutti i loro prodotti sono fit, hanno pochissimi grassi e praticamente senza zuccheri, quindi sono super light e perfette se volete comunque mantenere un regime alimentare sano e fit. È buonissima e poi soprattutto tutti i prodotti sono completamente naturali, fatti da ingredienti super super pregiati. Io vi giuro che amo metterla sulle gallette, infatti sono preparata qua le gallette per farvi vedere. Io vi dico ragazze, provatela perché è troppo troppo buona. Vi lascio anche il mio codice CarlitaYT con cui avete lo sconto. È buono sia mischiarle che lasciarle anche separate. Comunque vi dicevo che col mio codice CarlitaYT avete lo sconto su tutti i prodotti Foodspring del sito. Quindi fate scorta, fate in fretta ragazze perché vi dico questa qua sta andando a ruba. Vedete, ho fatto metà bianco, metà nero che poi le mischio anche. Lo faccio apposta a mischiarle perché è buonissimo. Raga, questa è una rivoluzione, cioè la cosa bella è che non sembra neanche fitto, certamente buona. Allora, merenda, colazione, anche sui pancake, dopo l'allenamento, tipo per rimettere un po' di energia. Se guardate i valori nutrizionali, hanno 88% di zuccheri in meno, vedete? E infatti è una crema proteica, infatti se leggete gli ingredienti ha 25 grammi di proteine, il che è tantissimo, quindi perfetta per stare in forma, per dimagrire. Voi sapete che io sto cercando comunque di tornare in forma, quindi a me questi prodotti Foodspring mi salvano, io ho tutto. Infatti se andate sul sito, oltre a questa che dovete prendere un sacco di barattoli,
prendete anche le altre cose, i pancake, la pasta, il preparato per la pizza. Ci sono tantissime cose, non capisco perché questo fermacapelli cade oggi, vabbè. Ci sono tantissime cose e avete lo sconto con il mio codice, CaritaYT, su tutto il sito. Io praticamente utilizzo tutti i loro prodotti e pian piano sto tornando in forma. Anche se comunque intanto mi dite questa cosa che io adesso ho partorito da 3 mesi e mezzo, che quindi è molto molto poco. Molte mi dite che ci bisogno di tanti mesi, proprio perché il corpo anche a livello ormonale è ancora un po' sotto shock, quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Poi devo dirvi la verità, neanche mi frega più di tanto, comunque mi godo lui al 100% e sti cavoli. Cioè veramente quando li hai i figli capisci la frase "i figli sono doni". Ma cioè spiegatemi il perché, cioè cosa sta succedendo. Comunque guardate qua, la goduria, best seller assoluto. Come al solito, grazie di esistere Foodspring. Ragazzi, il codice è CaritaYT. Andate sul sito Foodspring e fate scorta di questa, ma di tutto. Sì, ora vi faccio vedere cosa ho comprato in questa busta. Allora, chi mi segue su Instagram già avrà visto qualcosa, perché avevo messo anche un sondaggio. Da, 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 da. Cosa c'è qui dentro? A parte che c'è un calzino, oddio, che ci sono i calzini qua. Allora, a parte che la decorazione è bellissima, come la fanno, faccio vedere. Da, 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 da. C'è una fantastica scatola, guardate che bella. No, vabbè, ma è bellissima, non è bellissima, è favolosa. Ecco qua, andiamo ad aprire. Apriamo. Vediamo cosa c'è. C'è una cosa che io desideravo da una vita e finalmente l'ho acquistata. E vi dicevo, siamo andati a Roma per fare delle cose di lavoro. Ho approfittato anche per un po' di shopping. No, questa confezione è bellissima, ragazzi. Andiamo a vedere. No, vabbè, bellissima. Anche il sacchettino c'è per conservarla dopo. Ah, c'è un sacco di sacchi. Ah, ecco, sì, perché ci sono due cose, adesso le faccio vedere. E poi c'è un sacco di carta, vabbè. Allora, l'apriamo, l'accendiamo, l'apriamo. Sì, è lei, eccola. Questa è la borsa che ho comprato di Dior, ragazzi, è bellissima. Vedete, c'era anche con i dettagli in oro, però l'ho voluta prendere tutta nera perché secondo me è molto più fine e particolare. Poi non l'ho mai vista a nessuno, proprio unica. Dior, c'è Daniel, sì che è d'accordo. Vedete, è bellissima, di questo materiale che è molto molto resistente. Adoro, troppo bella. Questa è la nuova, la sella. E ho preso anche la tracolla perché comunque così è molto carina, però anche un po' scomoda in certi casi, quindi ho comprato anche la tracolla per abbinarla. Vedete questa qua, sempre nera e bianca, e quindi va agganciata qui. Ok, no, aspettate, c'è Daniele che parla, ecco qui. Vedete? Si può mettere in entrambi i lati o no? No, no, si può mettere solo dall'altro lato, sto scherzando. Quindi questo è il verso giusto. Ok. E va messa così. Ce la posso fare. Ok, così. E così. Ok. Eccola qua, viene così. Sbagliato. Non mi sta bene. Ma perché? Così. No. Perché? Era così. Ah, dottor Cotra, così, giusto? Ecco, non mi sta bene? Sì. Poi la aggancia con la D più corta e C più lunga. Sì, ah, C è più corta, si può agganciare anche qua, giusto? O qua per farla più corta. E viene così, con la tracolla. Vi piace, ragazze? Io la adoro, la trovo fine, elegante, bellissima.
fatemi sapere se vi piace. Che bella! Questa è la mia prima Dior. Adoro Dior, j'adore, t'adoro. Dove mettere, che proprio mi sta osservando. Vero amore, vogliamo far vedere tu che cosa hai comprato? Sì. E vieni qua, siediti qua. E non è tutto. Eh beh, solo questa cosa qua, facciamola vedere. Già si vede. La si mia vede. Titanic. Che cos'è? Sono le nuove scarpe. Ti spogli amore addirittura? Sì, lo vedo bene. Non ti muovere troppo, so si vede Daniel. Modello. Ok. Le Balenciaga. Questo è il nuovo modello, ragazzi. Sono bellissime, a Daniel non piacciono. No, sono belle, sono belle davvero. Sono comode. E belle. È un piccolo numero 46. Una barca. Quello già sono grandi. Adoro, le prenderò anche io in estate. Adesso ho preso le Gucci, quindi non comunque sono simili. Vero amore? Yes. Come sono? Sono comode? Sì, sono comode. Comodissime. C'è Daniele che è un po' incazzato perché abbiamo comprato per noi e non per lui. Ragazzi, allora sto con la porta aperta perché Daniel sta dormendo e voglio sentire se piange. Vi volevo dare questa notizia fantastica che su caritashop.com ci sono i saldi, quindi trovate tutto scontato. Io adesso mi vado a fare una meravigliosa maschera viso e vi voglio straconsigliare questa maschera. Allora, tutti i prodotti sono tutti scontati nella categoria saldi e in più, aggiungendo il codice saldi Carlita Shop, avrete uno sconto nel carrello, quindi approfittate perché sono gli ultimi giorni di saldi. Allora, io mi sto facendo questa maschera perché ho un po' la pelle secca, sapete, col freddo diventa, non so, si appende il viso, diventa proprio brutto, e vi consiglio questa maschera, un effetto illuminante, antirughe, nutriente illuminante, buonissima, al burro di karité. A me piace un sacco perché praticamente l'effetto sul viso è super super rimpolpato, bello, come se avessi fatto un massaggio rassodante, un lifting bellissimo, e illumina tantissimo il viso. Vi faccio vedere. Allora, questa è la consistenza della maschera, è buonissima, sembra tipo panna. Allora la vado a mettere, la vado ad applicare sul viso, in particolare dove ho la pelle un po' più rovinata. Praticamente è buonissima questa maschera, la lasciate in posa e avete praticamente la pelle rinata, buona buona buona. Poi è un profumo buonissimo, io la metto dappertutto, anche sul contorno occhio, ovunque, perché è veramente pregiata come maschera, buona buona buona. Ok, dappertutto. Questa vi elimina anche le rughettine, poi tutte le imperfezioni, se avete segni di espressione, anche pori dilatati, sapete, proprio le cicatrici, i segni sul viso. È buonissima questa maschera, eccola qua. Allora, dopo poi la maschera la fate agire tipo anche un quarto d'ora, 20 minuti. Questa è buonissima se la fate la sera, bello, se siete stanche, questa veramente vi rinvigorisce. E poi dopo andate ad applicare la crema, vi consiglio questa qua della stessa linea, sempre anti-età, anche questa antirughe, illuminante, nutriente, è buonissima anche questa crema, buona buona buona, sempre di Apiarium. E ricordate di inserire il codice saldi Carita Shop così avete lo sconto. Affrettatevi però perché lo sapete, va tutto a ruba. Poi c'è anche questa maschera qua, che è quella per pelli grasse, che io la faccio ad esempio quando ho impurità, oppure tipo quando ho il ciclo, quando ho qualche brufoletto. Questa è buonissima e potete anche applicarla a zone diciamo selezionate del viso dove avete più impurità e puntini, tipo ad esempio se avete puntini sul naso mettete questa, e sul resto del viso questa qua che vi ho fatto vedere adesso. E poi c'è la crema idratante, questa qua è buonissima, con la vitamina C, la pappa reale, anche questa è buonissima e ve la straconsiglio.
io mi trovo benissimo con questi prodotti, quindi ve li volevo straconsigliare. Adesso faccio agire un po' la maschera, vi metto nel box informazione il link ai prodotti che vi straconsiglio. Comunque, qualsiasi cosa volete, avete il codice sconto saldi Carlita Shop e date un'occhiata anche alla sezione saldi proprio sul sito, dove ci sono tanti prodotti anche di make up, tipo ad esempio anche di Nabla, scontati fino al 30%, quindi ragazze approfittate. Ragazze, guardate come sto facendo, ragazze, spuntino con i finocchi, mi piacciono un sacco a me i finocchi. E vi volevo far vedere, perché in tante mi chiedete questa cosa, ho ricomprato la zuppa, questa qua. Oh mio Dio, scusate, ho frigo un po' vuoto perché comunque sono stata influenzata eccetera, però vi volevo dire, questa qua mi chiedete in tantissimo. Allora, queste zuppe stanno bene, che sono tutte naturali, italiane, con olio evo, bla bla bla. Io le compro al Sole 365, vedete, senza conservanti, sono completamente naturali, sono buonissime ragazze. Penso che si debbano trovare anche alla Coop, al Carrefour, all'Ocean, datemi conferma nei commenti. Io finora le ho comprate a 365, questa in particolare penso che la mangerò proprio stasera perché mi piace un sacco, cicoria e favetta, comunque c'è anche tipo minestrone, zucchine. Sono buone e perfette se volete, insomma, tenervi in forma. Però veramente, veramente... Finalmente si è addormentato. Guardate questa manina. Lui dorme con il leoncino e con le canzoncine. Aspettiamo, se no finisce. Torniamo indietro. Oh mio Dio. Oh mio Dio, è panico. Ecco. Con queste canzoncine. E lui dorme così. Amore, pupi sempre vicino. Amore, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. Ragazze, posso dire una cosa? Non fate caso a tutto il caos dietro, i miei capelli sono sporchi, ovviamente sono influenzata, ho le labbra tutte screpolate, infatti mi sono fatta uno scrub, vabbè. E Daniel sta nel carrozzino dietro, infatti, vedete? Che sta dormendo. E come ho messo sta videocamera? No, vabbè. Comunque, vabbè, tutto così improvvisato. C'è anche Pupi, eccola là. Quel divano tutto disordinato, vabbè. Volevo dire sta cosa, perché già so che ci saranno le polemiche riguardo sto fatto della borsa, eccetera, perché anche su Instagram spesso ricevo questi messaggi. Allora, polemica, borse costose, vestiti costosi, eccetera. Allora, in effetti c'è da dire questa cosa, cioè non è che tutte le persone che comprano borse costose sono ricche e tutte persone ricche comprano borse costose. Cioè, voglio dire, ad esempio, ipoteticamente ci sono tante persone che io conosco che comunque sono benestanti, possono permettersi determinate cose, però non comprano magari una borsa da 3.000 euro semplicemente per il fatto che non amano, non hanno la passione per le borse, non amano la moda, quindi magari li spendono in un viaggio, magari fanno un viaggio al mese, o magari comprano gioielli, o magari comprano macchine, o magari, questo voglio dire. Allo stesso tempo magari ci sono persone che magari fanno dei sacrifici, o comunque magari spendono, conservano dei risparmi per poter comprare quella borsa, con quel paio di scarpe o quella cosa. Quindi questo ci tengo a specificare, perché non capisco sempre perché le persone si sentono un po' colpite da questa cosa, come se comprare borse costose significasse automaticamente essere una brutta persona. Non ho mai capito questa cosa, oppure non essere umile. Ma l'umiltà si dimostra in altri modi, no? Essere una persona umile, essere una persona... Io ad esempio mi reputo comunque una persona umile, mi reputo una persona che ha molti valori e che vive una vita comunque molto semplice. E ciò non toglie che se me la posso permettere o me la compro, ma perché mi piace, perché è una mia passione, che io ho la passione delle borse. Magari mi potete dire, guarda, c'è questo paio di scarpe oppure quest'altra cosa che ha un uguale valore, io me la posso permettere, ma non me la compro perché quella cosa non mi piace e non mi appassiona.
quindi non ci vedo nulla di male e non deve essere considerata una persona frivola perché compra borse costose o una persona umile perché compra la borsa di Carpisa, voglio dire. Semplicemente ci sono delle passioni, semplicemente magari si può avere una passione e si può, ti piace quella cosa, quindi te la compri, punto e basta. Queste, quindi era una borsa che io desideravo, una borsa che mi piace avere comunque queste borse costose, mi piacciono le borse di questi marchi, come Chanel, Dior, Gucci, e quindi le compro, ma ciò non vuol dire che se una persona non compra borse, è una persona che non può permettersi, magari si comprerà viaggi, si comprerà altre cose. Quindi questo è quello che voglio dire, semplicemente che hai o meno una passione, un domani io mi immagino ad esempio di avere una figlia, non so come, non so quando, perché vabbè, però voglio dire, magari il darò in eredità tutte le mie borse costose, mi fa piacere questa cosa, che lei magari avrà una Chanel vintage, una Dior vintage, quindi questa cosa mi piace. Semplicemente questo ci tenevo a specificare, perché veramente sembra che quasi quando ti compri una borsa costosa ti senti quasi in colpa per averla comprata. Non c'è nulla di male, è semplicemente una passione, ti può piacere o non può piacere. Ad esempio io mi sono comprata questa, non è che domani me ne compro una, anche se me le posso permettere, non è che ogni giorno mi compro una borsa di 3.000 euro, ma neanche ogni mese, semplicemente perché magari ho anche altre passioni, ecco, quindi non ho solo quella delle borse, magari conservo anche per fare dei viaggi, conservo anche perché voglio cambiare la macchina, conservo anche per mio figlio, perché voglio che lui abbia la possibilità di studiare e di poter realizzare tutti i suoi sogni, quindi questa è la cosa importante. E comunque chi mi conosce lo sa io che persona sono, e quindi lo sapete benissimo che persona sono, i valori che ho, quindi assolutamente la vita che conduco è molto semplice, infatti lo vedete, quello che vi faccio vedere, non ho, cioè non sono una persona artefatta, sono molto semplice. Vabbè, basta giustificarsi, ma non era un giustificarsi, era semplicemente far capire questa mia idea, questo mio concetto a persone che magari ancora non mi conoscono bene, tutto qua. Però voglio dire che una persona si giudica a prescindere dai vestiti che indossa, dalle borse che indossa e dai soldi che spende. Ci sono anche persone umili, che magari belle persone, brave persone, che però sono ricche, conducono sempre comunque uno stile di vita umile, oppure magari sono persone sgorbutiche, antipatiche, negative, cattive e pessime, che magari non hanno un euro, ecco, non è che è una cosa che per forza è una persona ricca, non è umile ed è cattiva, no. Quindi secondo me val di là di questo. E io comunque quello che vi dico sempre, ragazze, cercate di vivere sempre una vita con positività e con veramente con bei valori, perché vivendo una vita senza essere arrabbiati con gli altri, ma anzi essendo gentili, dando positività, riceverete ogni giorno, vi succederanno un sacco di cose belle, credetemi, che vi fa capire il perché serve vivere così, attirando positività, facendo del bene. Ecco, adesso non voglio dire che io sono Madre Teresa di Calcutta, sì, però voglio dire, cerco sempre di non giudicare gli altri, ma non mi viene proprio, cerco sempre di dare un messaggio positivo, di vivere col sorriso, di prendere le cose con positività, e non mi chiedo spesso, ma ho la possibilità di aiutare qualcuno, no? Un piccolo in grande, ma perché lo devo fare? Perché quello mi aiuta a me, io lo faccio, punto e basta. Se ho la possibilità lo faccio, fare una buona azione io la faccio, perché so che mi tornerà indietro moltiplicata per mille, ma a parte questo lo faccio perché proprio mi fa stare bene. Quindi vivere con positività, circondandovi di positività, di allegria, vi fa veramente succedere un sacco di cose belle, che succedono un sacco di cose positive, perché la positività attira positività. Ok, ciao. Il leoncino, Di chi è? È tuo? Dei bacini. Dei bacini, il leoncino. Se oggi cena super fit light, ma proprio fittissima. Allora, praticamente, anche perché non avendo l'influenza non sono riuscita a fare la spesa, quindi vi dico la sincera verità. Però queste zucchine fatte così, cioè praticamente la zucchina
la sbucciate solo, oppure neanche, se la lavate benissimo potete anche non sbucciarla, nell'acqua bollente qualche minuto, viene super croccante e buonissima. Poi ci mettete un po' sale e un po' d'olio e ve la mangiate. Ho messo il tonno, l'insalata, e qua ho fatto le lenticchie con aglio e prezzemolo, un pochino d'olio. Come sei già? E adesso mangiamo. Come sono, amore? Aglio! No, vabbè. Buon appetito! Buon appetito!